Bandicoot 2. Vortex Strikes Back. Bella a tutti, gente del tubo, qui è Zerud ed eccoci tornati con Let's Play, con la prima parte del Let's Play di Crash Bandicoot 2, il ritorno di Cortex. Allora, direi subito di fare una nuova partita e vi lascio la sequenza iniziale. Cristalli, ovviamente. Maestro Cortex, per avere la potenza necessaria non ci basta solo il gran cristallo, ma anche gli altri 25 cristalli della superficie. Come pensi di riuscire ad averli senza avere amici sulla Terra? Ah, che stupido! Pensi che non sappia tutto ciò? Se non abbiamo più amici sul pianeta, ci basta trovare un nemico! Crash! 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 La mia batteria è scarica! Per favore, portami una batteria di riserva, ti prego! Bene ragazzi, così è che inizia Crash Bandicoot 2. Allora, fatemi fare un attimo una cosa. Che perfetto, ho gli analogici, quanto mi siete mancati. Che in Crash Bandicoot 1 ho dovuto usare sempre la croce direzionale per chi ha visto il Let's Play. Ok, questa che vedete è Coco Bandicoot, la sorella minore di Crash, che sarebbe il rimpiazzo di Tauna, del primo Crash, che, se ho letto bene, pare sia stata rimossa perché aveva un sex appeal troppo alto per un gioco per famiglie. Ok, direi di iniziare questo che sarebbe il tutorial, che ci spiega, ci farà vedere tutte le casse che ci sono. Allora, queste sono le casse rimbalzanti, così sembra essere il nome. Una cassa normale, la cassa di Aku Aku, il nostro caro amico. Una cassa a sorpresa che può contenere o una vita, o tipo 5 frutti Wumpa, o anche uno solo, dipende dalla fortuna. Lì abbiamo la nostra cara vecchia la cassa rimbalzante, o cassa elastica, scusate, ho nominato quella solo. Ok, ora entriamo qui che ci teletrasporterà nella prima Warp Room. Ok, adesso dovrebbe parlarci Cortex e vediamo cosa ci vuole dire. Bene, bene, bene. Sei tu, Crash. Benvenuto. Perdona il sistema che ho scelto per portarti qui, ma sono sicuro che un biglietto d'invito sarebbe stato rifiutato. Mi serve il tuo aiuto. Intorno a te ci sono 5 porte. In ognuna c'è nascosto un cristallo. I cristalli sono come questo. Portami i cristalli, Crash. Questo è tutto per ora. Ti spiegherò dopo. Ok, direi che per ora, visto che non sappiamo quello che proprio dobbiamo fare, direi che dobbiamo fare quello che ci dice Cortex. E qua, come vedete, a differenza del primo Crash, ci troviamo in una Warp Room e abbiamo i 5 livelli da fare. Io direi di iniziare col primo, Turtle Blitz. Però prima di fare questo livello voglio farvi vedere una piccola cosa divertente. Che accade se facciamo il livello senza prendere il cristallo? Quindi ora noi torniamo nella Warp Room e guardate cosa succede. No, 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 Crash. Ho detto portami i cristalli. Adesso ritorna subito dentro. Una piccola scenetta divertente. Ok, ora direi di iniziare proprio con il primo livello. Allora, qua possiamo ottenere già la prima gemma colorata, la gemma blu, se avete visto sopra. E come si ottiene la gemma blu? In un modo molto particolare. Allora, noi finiamo il livello senza prendere alcuna cassa. Allora, mi sono dimenticato già di dire qualcosa. Allora, in questo gioco Crash dispone di nuove mosse.
che una è questa per strisciare, che ci sarà utile. La scivolata, che secondo me è l'aggiunta migliore che hanno fatto, perché ci permette di fare questi salti che sono molto comodi per risolvere queste situazioni. E l'ultima è questa, la panciata, che servirà per, una, per qualcosa di particolare che vedremo dopo. Per ora limitiamoci a completare questo livello senza prendere alcun, senza prendere nessuna gemma. Perfetto, sbrighiamoci così che possiamo iniziare il livello in modo corretto. Allora, qua sotto dovremmo affrontare dei nemici per proseguire, però se fate questa cosa che ho fatto io potrete tranquillamente evitare le battaglie. Non, qua ho sbagliato, ecco che è successo, è caduto qui dentro. Ok, muori, saltiamo qui sopra ed eccolo là, il primo cristallo, la nuova aggiunta di questo gioco. Ok, ne dovremmo raccogliere 25, però non pensate che le gemme siano passate in secondo piano, che, perché le gemme ci serviranno per il finale completo. Ora che facciamo? Ci suicidiamo, così che da tornare all'inizio del livello, e possiamo iniziare a farlo in modo normale. Ok. Tra l'altro, in questo gioco hanno risolto il più grande problema del primo Crash Bandicoot, e io sono molto sollevato di questa cosa. Qual era? Se vi ricordate, nel primo Crash Bandicoot dovevamo completare un livello tutto senza morire, perché praticamente se rompevamo, cioè se anche se prendevamo un checkpoint, non ci salvava le casse prima se morivamo, quindi dovevamo fare tutto il livello senza morire. E poi invece questa cosa è stata corretta, e quindi se rompiamo un checkpoint tutte le casse che abbiamo preso prima sono salvate. Ok, dove ci troviamo in questo momento? Ci troviamo in una stanza segreta, cioè vale a dire una zona segreta che rende il livello più difficile. Questo perché a differenza del primo Crash Bandicoot, qua non ci sono le chiavi, se ve le ricordate, per fare i livelli segreti. Però ci sono queste zone qui che sono molto più difficili. Ok, qua dobbiamo saltare sopra questi struzzi, e prima che scendano dobbiamo saltare sulle piattaforme, non prendere le casse, che qua non ne ho dimenticato nessuna, perfetto. E qua, come potete vedere, il salto in scivolata lo rende una passeggiata. Allora, questo che cos'è? Se l'avete visto prima, abbiamo incontrato un nuovo tipo di cassa, ma lo spiegherò nel livello dopo. Oh, quello lì è un detonatore che permette di distruggere queste casse, ma sicuramente per chi ha giocato a Crash Bandicoot sa già di quale casse sto parlando. Quindi direi di sbrigarci e completare questo primo livello. E questo è il bonus, vale a dire... è ciò che sostituisce il bonus di Town. Allora, le più grandi differenze dal bonus di Town è che fare questo bonus prendendo tutte le casse è obbligatorio per prendere la gemma del livello. Lo è che se ci morite non perderete una vita e potrete ritentare il bonus, solamente che, come avete potuto vedere, a differenza del bonus di Town non ci permette di salvare. Perché tanto ora, a differenza del primo Crash Bandicoot, noi possiamo salvare in qualunque momento dalla Warp Room in cui ci troviamo. Noi ve lo farò vedere dopo. Ok, saltiamo qua perché non voglio stare a affrontare questi nemici. Ok, prendiamo la vita, che come nel primo Crash ovviamente le vite sono semplici da ottenere, però non si troveranno anche così libere come nel primo. O se non quando ci troviamo nelle zone... qua sopra lì. Nelle zone pericolose, cioè nella zona teschio, che le vedremo in seguito. Quella che abbiamo fatto dovrebbe essere una zona teschio, però ha una piccola differenza da quelle solite. Ok, direi che ci prendiamo anche questa gemma. Ma abbiamo fatto tutto in questo livello. Perfetto. Ok, ora che abbiamo preso il primo cristallo, Neocortex ci dirà qualcos'altro, vediamo un po'. Ok, vediamo la danza celebrativa di Crash che è stata aggiunta in questo livello. Cioè in questo livello, in questo gioco.
Ok, vediamo che ci dice il nostro caro Cortex. Molto bene, Crash. Sapevo di poter contare su di te. Ora ascoltami bene. Questi programmi sono difficili da mantenere. Durante i miei studi ho scoperto una forza che minaccia di distruggere il mondo. I cristalli sono l'unica cosa che la può bloccare. È in ballo il destino del mondo. È assolutamente necessario che tu riesca a recuperarli tutti. Ok, non so cosa voleva dirci Coco, però facciamo subito il secondo livello, Snow Go. Via alla neve. Ok. Qua, subito, notiamo una cosa. Vedete, questa è il nuovo tipo di cassa, la cassa nitro, che se la colpiamo in qualunque modo esploderà, a differenza dei cassi TNT, però possiamo distruggerle tranquillamente con il potenziamento di Aquaku, che anche in questo gioco è Uber come nel primo, che ci proteggerà da tutti i pericoli, quelli minori, però ovviamente... dai, voglio rompere... no, dai! Ok, l'ho rotta prima che finisse l'effetto. Stavo dicendo... sì, come sempre il potenziamento ci protegge dai pericoli minori, ma non dalle cadute e da luoghi alti. Ok, prendiamo il checkpoint. Allora, qua come avete visto si potrebbe ottenere la gemma rossa. Però... diciamo che non è possibile, perché dobbiamo fare un livello segreto per poterla ottenere. Ok, qua si può ottenere in un modo particolare. Ora ve lo faccio vedere se mi riesce, ma non penso. Ok, mi è riuscito! Dannazione, che fortuna! Bene, quello che avete visto era il modo particolare per prendere la gemma, che altrimenti non sarebbe stato possibile. Però ovviamente vi farò vedere come ottenere la gemma nel modo convenzionale se non riuscite a fare questo salto particolare. Dio, io non ci credevo che mi sarebbe riuscito. Oh beh, meglio ancora, ci risparmiamo un po' di strada. Ok. Perfetto. Prendiamo Aku Aku e andiamo. Allora, qua c'è un segreto. Qua dietro c'è il detonatore delle casse di nitro. E possiamo proseguire. Ok, poi abbiamo preso anche il cristallo. E qua sopra c'è una cassa interruttore per queste casse. Perfetto. E in modo molto rapido abbiamo completato anche questo livello. Ok, 74 dovremmo esserci. Oddio, non ci credo ancora che mi è riuscito il primo tentativo. Ok, e finiamo anche questo livello. Perfetto. Ok, chi è che ci parla adesso? Vediamo un po'. Rio! Allora, stai aiutando Cortex a prendere i cristalli, ma non hai ancora nessuna gemma. Interessante. Bene, Crash, sappi questo. Fino a quando sarai un alleato di Cortex, tu sarai il mio peggior nemico e farò di tutto per fermarti. Se ti sta davvero a cuore il destino del mondo, dovresti raccogliere le gemme e non i cristalli. Se trovi le 42 gemme, le potrò usare per potenziare un raggio laser che distruggerà Cortex e la sua stazione spaziale. Fino ad allora userò le mie forze per impedirti di raccogliere i cristalli. Vabbè, infatti dal primo gioco diciamo che c'è stata una piccola inimicizia tra Cortex e Brio, e Brio ci ha detto di raccogliere tutte le gemme, e infatti prendendo tutte le gemme potremmo ad avere il finale segreto, che sarebbe anche il finale completo.
Ok, io direi ora quindi di fermarci qui per questo episodio e di salvare. Che lettura abbiamo, Riccardo? Sì, salviamo. Allora, possiamo mettere il nome. Zeruta. Perfetto. Ok, salviamo. Come potete vedere, in questa facciata, cioè in questa specie di bacheca, non so come chiamarla, possiamo salvare quando vogliamo. Ok, direi che per questo episodio ho fatto anche abbastanza, quindi da Zeruto a tutto. Alla prossima. Ciao.